Cara Nicoletta, amica collega libraia, un saluto da Uppsala, Svezia. Il mio nome è Jan Schmidt e faccio libraio in Svezia. Con il mio collega ho due negozi di libri in lingua inglese, uno a Uppsala, che quest'anno compie 20 anni, e l'altro a Stoccolma, che esiste da 8 anni. La mia filosofia di vendita di libri è sempre stata quella dell'orgoglio. Orgoglio in quel che facciamo e nel posto che abbiamo nella comunità locale, per amanti dei libri, da amanti dei libri. Quando cominciamo 20 anni fa, il nostro negozio era nell'attico di una vecchia casa in un bellissimo cortile, affacciato sul fiume Filis a Uppsala. Non avevamo vetrine ed era un miracolo che qualcuno riuscisse a trovarci. La gente ci diceva che eravamo matti, non avrebbe mai funzionato. Ma pian piano si sparse la voce sul nostro negozio e su quel che facevamo. La nostra competenza della letteratura, il nostro livello di servizi, i nostri eventi e la base dei nostri clienti crebbero. E una volta che qualcuno diventava un cliente, diventava anche un amico, un abitué. Questi clienti abituali spiegano come crescemmo. Gli anni passarono, arrivarono i negozi in internet e la rivoluzione degli ebook. Le grandi catene reagirono con paura e soluzioni di corto respiro, ma noi decidemmo di mettere ancora più enfasi sulla vendita tradizionale. Incrementammo il nostro magazzino, moltiplicammo i nostri eventi con gruppi di lettura. Organizzavamo racconti per bambini e visite di autori, ci spostammo in migliori e più grandi ambienti, prima nel 2001 e poi nel 2010, e abbiamo prosperato. Gli affari continuavano a crescere. Lascia che ti racconti del nostro trasloco del 2010. Avevamo deciso di trasferirci nel weekend del solstizio d'estate, una delle vacanze più importanti dei paesi del nord. La ragione era che era l'unico periodo in cui si poteva stare chiusi per 3 giorni di seguito. I nostri clienti erano molto dispiaciuti per il trasloco, ma quando raccontammo di dove ci saremmo spostati, la gente chiese se poteva aiutarci. Abbiamo i migliori clienti del mondo, ma non pensavamo davvero che qualcuno si sarebbe fatto vivo, perché tutti normalmente lasciano la città durante il solstizio. Così fummo molto sorpresi quando più di 40 persone si presentarono e ci aiutarono a traslocare il negozio. Impacchettavano le scatole, tinteggiavano le pareti del nuovo negozio, montavano gli scaffali, ci aiutavano a pulire, spolverare e dividere i libri. Furono davvero straordinari. Tutti a rinunciare al loro tempo libero senza essere pagati. Il lunedì primo, come sempre per la vendita, non avremmo mai potuto farlo senza il loro aiuto. Fu qualcosa che riscaldò i nostri cuori e ci dimostrò che l'importanza che abbiamo messo nella relazione con i clienti e l'approccio personale è ciò che rende quello che facciamo prezioso. Fu un momento di orgoglio intenso. Nel 2008 aprimmo un negozio nella città vecchia di Stoccolma. Quest'anno abbiamo traslocato in un ambiente più grande, in una parte ancora più bella della città. Solfo è un quartiere culturalmente vitale e vibrante nel centro di Stoccolma, che ci ha dato il benvenuto con le braccia aperte. Noi lavoriamo tradizionalmente, come ho detto, con molte raccomandazioni personali e un orientamento. Il libro giusto, nella mano giusta, al momento giusto, è il motto con cui lavoriamo. Il cliente più felice è qualcuno che lascia il negozio con un libro o tre che non aveva programmato di comprare. Questo elemento di felice scoperta può accadere soltanto in una vera libreria. Ma a parte quello che facciamo tradizionalmente, siamo una libreria moderna, nel senso che siamo molto attivi sui social media. Abbiamo 6.000 follower tra Facebook, Twitter e Instagram. Cerchiamo sempre di mantenere intatto l'approccio personale del negozio anche nei nostri messaggi internet. Un'altra nostra idea è l'abbonamento libro del mese. Ogni mese selezioniamo libri divisi tra 7 generi, a cui chiunque in Svezia può abbonarsi, senza sapere cosa riceverà. C'è molta felicità nell'arrivo dei pacchetti marroni, con le sorprese mensili, come ci racconta la gente. Vendiamo ed esponiamo questa selezione anche nei nostri negozi. E la gente partecipa ai nostri gruppi di discussione in negozio dove li accogliamo. Durante la discussione con il tech al nostro marchio e dolci fatti in casa. Tanta gente vuole lavorare nei nostri negozi e sebbene non si riesca a offrire lavoro a tutti loro, dico sempre che per essere un buon libraio hai bisogno di 3 cose. Devi amare le persone, parlare con loro, ascoltarli e capirli. Devi amare i libri, amarli al punto di non essere mai soddisfatto della loro conoscenza e di volerla incrementare sempre di più. Alla fine bisogna avere una larghissima base di conoscenza e sapere un po' di tutto, in modo da poter aiutare meglio il tuo cliente. Penso che questa possa essere una buona ricetta per l'assunzione del personale in una libreria. Ogni anno a settembre la città di Uppsala si anima con il Culture Night Festival. Strade, piazze, dipartimenti universitari, biblioteche, giardini e qualsiasi cosa sono pieni di una vasta gamma di eventi culturali per 24 ore.
Il nostro contributo all'ultima edizione è stato invitare autori da Gran Bretagna e Stati Uniti, mostrare loro la città, ospitarli nella casa di famiglia per qualche giorno, proiettarli in una grande festa e organizzare eventi nel negozio. Abbiamo avuto molto divertimento e alcuni grandi nomi come Sarah Waters, Caroline Cassidy, Megan Abbott, Charles Cumming e Karen Campbell. La voce si è sparsa e pare che avremo ancora più visite in futuro. Nicoletta, ho dato un'occhiata alla libreria Trami in internet, sembra un posto che mi piacerebbe visitare in futuro. Una libreria è qualcosa di più della somma delle sue parti. È un luogo di incontro culturale, pieno di conoscenze e di curiosità. Non può essere rimpiazzato in alcun modo. E il futuro della vendita dei libri è luminoso, di ciò sono certo. Ma i media non raccontano mai questa storia. Si parla sempre di come le librerie stiano morendo e come stiano diventando un reperto del passato. Tu ed io sappiamo che questo non è vero, ma dobbiamo raccontare le nostre storie in continuazione a tutto il mondo. Questa è un'altra ragione per cui sono contento di essere parte del festival, sicure in piccola parte, per diffondere la conoscenza che le librerie tradizionali non sono morte, sono ben vive, stanno bene, abbiamo solo bisogno di fare quello che possiamo per mantenerle così. Allora, ecco un messaggio a ciascuno del pubblico. Continuate ad usare la vostra libreria del cuore e noi continueremo ad offrirvi quell'esperienza mistica dell'uscire dal luogo dei libri con un nuovo mondo inatteso che si apre a voi. Grazie ancora per avermi invitato a partecipare a questo evento unico e continuate ad amare i libri. Il tuo amico Jan Schmidt, libraio.